Salone di Milano M&D Moda, il titolo di un evento promosso oggi a Milano dalla provincia, dall'assessorato Moda Eventi Expo e dall'associazione Euristica. Obiettivo: promuovere il sistema economico della moda italiana, in particolare quello lombardo. Ne parliamo con Silvia Garnero, assessore Moda Eventi Expo della provincia di Milano. Sì, l'iniziativa di oggi serve per creare sinergie di fatto tra i tanti giovani designer e creativi che abbiamo sul nostro territorio, nei nostri territori, e le tante aziende che fanno parte di un settore che è sicuramente importantissimo per l'economia italiana, che è quello appunto della moda. Promuovere eventi come quello di oggi serve proprio per creare quel sistema che poi utilizza il concetto base per cui l'unione fa la forza, per cui anche in previsione del 2015, dove appunto avremo questo importantissimo evento che è Expo 2015, è importante non solo fare eventi di tipo come dire, di immagine, che sicuramente sono importanti perché comunque contribuiscono nel rendere internazionale così forte la nostra moda all'estero, ma anche appunto appuntamenti ed eventi dove l'attenzione si focalizza su come noi possiamo organizzarci, strutturarci e utilizzare la filiera ci contraddistingue rispetto agli altri mercati. Da qui all'Expo, quali altri eventi la provincia di Milano organizzerà e soprattutto qual è l'investimento della provincia negli eventi di moda e non solo? Beh, innanzitutto per quanto riguarda il supporto che la provincia come istituzione dà al settore, consiste sostanzialmente nel mettere in rete conoscenze, realtà differenti, cosa che appunto di solito non viene fatta così spesso. Sicuramente ci saranno tanti eventi, tanti ne abbiamo fatti e tanti ce ne saranno di questa tipologia, dove appunto si cerca di fare sistema tra realtà differenti, che possono essere non solo giovani creativi aziende, ma anche aziende italiane con aziende straniere, per creare ulteriori sinergie e perché no sperare, cercare di aumentare l'indotto che le aziende estere possono portare sui nostri territori e viceversa. Purtroppo la situazione economica non è come quella forse di anni passati e quindi spesso bisogna trovare le risorse appunto unendo le forze, quindi trovando degli sponsor, delle altrettante realtà che possono investire proprio economicamente. Vengono comunque allocati dei budget, faccio l'esempio anche di altri assessorati, per esempio nel lavoro, per dare appunto opportunità di trasformare o comunque dare l'opportunità a questi giovani di creare una loro impresa, che è una cosa assolutamente difficile se appunto non si hanno dei fondi. Quindi non tanto nell'evento in sé si danno dei budget, quanto si investe o si cerca di investire in progetti che diano delle opportunità poi di sviluppo, per esempio in questo caso ai giovani. È già pronto il calendario di eventi che all'Expo 2015 valorizzerà la moda italiana e soprattutto lombarda e milanese? Beh, al momento è ancora un pochino presto per avere già un calendario definitivo. Sicuramente stiamo lavorando in sinergia con la società Expo per valorizzare da una parte quelli che sono già i macro eventi o gli eventi principali che caratterizzano la città metropolitana di Milano, appunto, e provincia, quindi Lombardia. Su un'altra serie di eventi si sta facendo una sorta di rodaggio per arrivare ad avere, diciamo, l'appuntamento principale di questi percorsi nel 2015, perché anche in questo senso non si può soltanto fare degli eventi spot, ma creare dei percorsi, perché questi hanno delle conseguenze anche più durature e perché l'Expo deve essere un momento sì di massima visibilità, ma non si deve esaurire in quei 6 mesi, al contrario deve essere utilizzato come opportunità, ma in una visione dove si prosegua anche dopo Expo per una rinascita, per, diciamo, una spinta che vada al di là del 2015.